Ieri la presentazione ufficiale nell'area del lungomare Pietro Menea che sta ospitando gli Sport Summer Days, domenica il battesimo nella nuova stagione. Settimana decisamente intensa per il Barletta, al lavoro da circa un mese sul sintetico del Manzichiapoli, agli ordini del riconfermato tecnico Franco Cinque e del suo staff. Abbiamo avuto la fortuna di avere del tempo a disposizione che ci ha permesso di programmare al meglio la stagione che ormai è alle porte. Quindi siamo molto soddisfatti del lavoro fatto dallo staff, dei giocatori, dalla dirigenza e da tutti quanti. Imperativo categorico, fare meglio della passata stagione quando la salvezza fu conquistata ai play-out contro l'Unione Calcio Bisceglie. Sarà un'altra eccellenza bella come quella della passata stagione, perché ho visto diverse squadre che si sono rinforzate, si sono attrezzate per fare bene. Quindi questo ci sprona a fare bene, ci sprona a lottare per le prime posizioni. Poi è chiaro che il campo darà le sue risposte. Noi è chiaro che abbiamo messo su una squadra per cercare di combattere e vincere su tutti i campi. Poi il campo darà le sue risposte. Diversi i volti nuovi del Barletta, il portiere Alessandro Sansona, il centrocampista Alessandro Scialpi e gli esterni offensivi Alfredo Barsi e Giuseppe Negro, senza dimenticare i ritorni dei centrali difensivi Daniele Bruno e Michele Aprile, del centrocampista Gaetano Zingrillo e dell'attaccante Gianni Lorusso. Io credo che la squadra sia abbastanza al completo, è chiaro che se si dovesse presentare qualche occasione dell'ultima ora saremo pronti a coglierla per completare una rosa, secondo me, già molto competitiva. Manca di fatto un altro centrale di difesa di esperienza e forse anche un attaccante. A far rumore durante la presentazione di ieri intanto è stata l'assenza della tifoseria organizzata, che ha espresso il proprio pensiero attraverso uno striscione. Ecco, a tal proposito, la replica di Di Leo. La replicheremo sul campo, è chiaro che questo ci sprona a fare ancora meglio. E noi conosciamo i sacrifici che sono stati fatti l'anno scorso, uno per salvare il titolo, due per raggiungere una salvezza sul campo, che non è stata affatto facile e lo sanno tutti quanti. Quindi questo striscione non dice nulla per me, perché per quanto mi riguarda stiamo concentrati, stiamo lavorando, l'abbiamo dimostrato anche non parlando, perché non penso sia stato un segno di sfida verso i tifosi, ma sia stato proprio un cercare di far capire che la società sta lavorando bene, proprio perché vuole dare il massimo sul campo, vuole dare il massimo con le prestazioni. Lo stesso vicepresidente del Barletta ha motivato al nostro microfono la scelta di rinunciare alla campagna abbonamenti per la prossima stagione. Abbiamo semplicemente deciso di non fare la campagna abbonamenti perché vogliamo conquistare la fiducia dei tifosi con le prestazioni, con le vittorie, con i risultati sul campo. Qualcuno ci rimarrà male, mi dispiace davvero, perché non è veramente nulla contro il tifoso, nessuna polemica. Semplicemente un voler dimostrare che la società è forte al di là di quelli che possono essere i soldi derivanti dall'abbonamento, perché poi alla fine chi ne paga in teoria è la società. Quindi semplicemente è stato un segno per far capire che la fiducia va conquistata. Domenica alle ore 16 si parte, c'è l'andata del primo turno di Coppa Italia Dilettanti al Manzichiapoli, arriva la Vigor Trani, finalista a livello nazionale nella passata stagione. Il Barletta ci tiene a far bene anche in questa competizione. Trani proprio la testimonianza di come magari attraverso la Coppa si possa raggiungere un obiettivo che in campionato magari potrebbe essere anche più difficoltoso. Ci siamo preparati al meglio proprio per partire bene già dalla Coppa e poi dal campionato, quindi domenica sicuramente metteremo in campo tutti i mezzi possibili per cercare di vincere la partita.